se noi volessimo brevemente individuare il paradigma della resistenza per rimanere nel mondo classico, potremmo individuarne due, almeno due, molti di più in realtà, ma due ne possiamo individuare. Uno è Spartaco, Spartaco è l'esempio della resistenza anche disperata. Nel film di Kubrick, dedicato a Spartaco, è interessante il dialogo con il trasportatore di schiavi sull'Adriatico che dice essenzialmente a Spartaco: ma perché fate questa rivolta se sapete che alla fine verrete schiacciati? Spartaco dice: per testimoniare dell'idea di libertà, no? Questa è l'idea, un'idea che ovviamente viene retrodatata, diciamo, da Kubrick, perché Spartaco, da quel che sappiamo per le fonti classiche, cercava la libertà sua e dei suoi compagni, non voleva testimoniare della libertà in quanto tale. Però è importante questa idea, come dire, del fatto che tutti gli uomini siano liberi e che noi testimoniamo di questo nella visione di Kubrick, molto hegeliana in questo senso, è il servo che si ribella per ottenere la libertà. Ecco, l'altro esempio è quello di Antigone, quindi passiamo a Sofocle in questo caso. L'Antigone di Sofocle ha la resistenza nel nome stesso, Antigone, colei che è nata per stare contro, per contrapporsi. Cosa fa Antigone? Come sapete, Antigone si oppone alle leggi della polis di Creonte, che vuole impedire la sepoltura del fratello Polinice, da che Polinice ha dato assedio a Tebe, quindi non deve avere sepoltura nella città di Tebe. E qui, come diceva Hegel, si ha il conflitto fra due sfere dell'eticità, quella dello Stato, rappresentata da Creonte, e quella della famiglia, rappresentata da Antigone. Entrambe hanno torto e ragione al tempo stesso perché sono unilaterali. Ora, Antigone però testimonia anche, al di là di quello che diceva Hegel, io credo, della volontà di opporsi di fronte a un potere ingiusto che nega il diritto di sepoltura al proprio fratello. Ora, per inciso, a proposito di ci fosse stato un resiliente anziché Antigone, avrebbe detto: accetto quello che tu decidi, Creonte, e ne traggo spunti di crescita individuale, che è infatti quello che è accaduto nel 2020 quando di fronte alla morte di molti nostri connazionali si è scelto di non dare sepoltura, se ci pensate. A Bergamo nel 2020 non è stata data sepoltura ai nostri morti, sono stati cremati, c'era l'emergenza, ecco, e lì è stata tradita Antigone, a mio giudizio, no? Oltre che è stata tradita l'idea stessa di umanità. Giambattista Vico nella Scienza Nuova dice che humanitas deriva da umare, dare sepoltura. Perché noi siamo umani, dice Vico, perché diamo sepoltura ai nostri cari e ci stabilizziamo accanto a loro, diventiamo sedentari. Se noi non diamo più sepoltura ai nostri cari, non siamo più umani, forse. Ecco perché bisognerebbe rileggere, oltre ai classici del passato, anche Orwell, che in 1984 dice: quel che importa non è restare vivi, ma restare umani. Molti, pur di restare vivi, hanno accettato di non restare più umani e quindi hanno tradito Antigone, come dicevamo. Allora, c'è il mito.